Buonasera a tutti, forse bastardi e ben ritrovati. Abbiamo assunto sostanze qualche giorno fa, ma il momento è importante perché la guerra è intervenuta. Quelle insulse democrazie sono costantemente in bilico. Dico bene. Questa è politica. Ne avremo disastri indescrivibili. Un gigantesco conflitto nucleare. E allora andiamo a saccheggiare i palazzi che mancano. Migliaia di bambini moriranno se la città brucerà. Decine di migliaia. Il rischio di un attacco nucleare tattico verso tutte le dimensioni è enorme, è enorme. È la nuova sede del potere per il nostro imperatore. Non lanciare quegli incantesimi. Oh mio Dio. Smetti di parlare. Una serie di eventi così era mai vista. È stato preso in giro troppe volte. E te sei rotto il cazzo, scusate la parola, te sei stufato. Ti reputo di troppo onesto per una cosa del genere, troppo integro! Potrei divertirmi. Sarete tutti morti. Fate l'arco, io l'ammazzo. Imperatore, è alto, me ne occupo io. Signora, io prevedo il futuro. Ho visto il nostro futuro. Danni veramente a quel punto irreversibile. Questo è un grande risultato. Io voglio... che voglio lanciare una bottiglia così con attenzione. Allora invito tutte le forze politiche a lanciare una bottiglia. Oggi, domani, il Movimento 5 Stelle è chiamato a dare, concedere poteri straordinari, con la P maiuscola, che ogni giorno ci chiedono i cittadini. L'introduzione di questi bizzarri superpoteri può portare pace e sicurezza nel nuovo ordine internazionale. Tutto questo è stato respinto. Noi siamo qui per migliorare la Costituzione, un nuovo testo rinnovato dalla Costituzione. Pensate, grazie al nostro testo, oggi all'articolo 9 della Costituzione c'è scritto un principio bellissimo, che è il reddito di cittadinanza. Questa nostra richiesta è stata parimenti respinta. Letta sbarca sulla Luna ogni mese con arroganza. Ho il forte timore che a settembre, che settembre possa essere il mese, in settembre rischia di essere il mese di settembre. Famiglie e imprese potranno scegliere se pagare un tributo serio in cambio di questi superpoteri e di questa abilità, o continuare a fare trivellazioni nel tunnel verso la sofferenza del baratro. Quei poteri non sono stati dati alla nostra Virginia Raggi, e raccogliendo il suo invito abbiamo deciso di rivendicare la legge con la rossa per consegnarla alle generazioni future, ai nostri figli che adesso studiano lo smaltimento dei rifiuti. Il premier Draghi non ha capito nulla della forza di questo artefatto così pauroso. È una calcola che forse anche dubbia la concreta coerenza e linearità. Il premier Draghi deve interrogarsi se è stato lui, se sono stati loro responsabili di questa situazione. Abbiamo invitato il presidente Draghi a sottoscrivere il patto di fiducia con le forze della unità, dimensione originale, per garantire conflitto, carneficine, distruzioni, e anche imporre sostanziali modifiche al nostro DNA per il bene dell'Italia. Niente di niente, tutte le nostre ragionevoli richieste sono state respinte. Il presidente Draghi ne ha tratto le umilianti conseguenze. È stato sollevato fuori dal perimetro della nostra linea temporale. Questo conflitto, questa guerra sarà sempre ispirata al bene del paese e alla tutela della realtà. Grazie.